Bentrovati, parliamo di amore. Ci si può innamorare dopo i 60 anni? È un amore diverso, un amore maturo, un amore che probabilmente nasce su dei presupposti diversi. Lo chiediamo alla nostra love coach Charlotte Saul, che è in collegamento con noi. Buongiorno Charlotte, bentrovata. Buongiorno Mary, che piacere vederti. Anche per me, come stai? Tutto bene? Ti trovo in splendida forma. Ti ringrazio, tra poco andiamo anche al mare e sarò ancora meglio. Vabbè, ci vuole ancora un bel po', però insomma oggi noi parliamo sempre d'amore, è il nostro appuntamento fisso, ogni 15 giorni ci ritroviamo qui per declinare l'amore nelle sue tante forme. Infatti oggi, dicevo, ci concentriamo sugli amori un po' più maturi. Abbiamo scelto come emblema di un amore maturo Monica Bellucci, che a 59 anni ha ritrovato l'amore. L'unica eccezione che io vedo in questa coppia è il fatto che Monica Bellucci abbia 59 anni e non so quando effettivamente l'abbia compiuti, perché è uguale da 20 anni. Ecco. Per il resto come coppia mi piace molto. Dunque, chiaramente noi partiamo da questa storia perché è una storia che fa tanto discutere, non solo perché sono due personaggi autorevoli, grande regista, lui uno dei più importanti a livello internazionale, e grande attrice Monica, ormai lo possiamo dire proprio a livello internazionale anche lei, sebbene sia umbra italianissima al 100%. Al di là del loro ruolo, e che questa cosa è verissima, si può trovare l'amore davvero in qualsiasi età e bisogna sempre essere aperti alle novità. Perché? Perché la vita, grazie al cielo, è lunga, l'età media ogni anno si alza. Ecco, se questa età media si alza, significa che gli anni che abbiamo da vivere li dobbiamo rendere un capolavoro. E questa è la prima importante verità che mi piace comunicare. È molto bello quello che dici, è molto bello. Possono sembrare delle frasi fatte poi, perché poi le leggiamo anche sui social, però è vero, cioè se tu ci pensi, la vita è una sola, bisogna viverla al massimo, nel miglior modo possibile. Dobbiamo circondarci di gente che ha voglia di condividere con noi un percorso, di innamorarsi o di ritrovare stessi interessi, perché altrimenti che senso ha? Ognuno si fa le cose per fatti suoi. Ti faccio una confidenza, proprio ieri ho postato sui miei canali social un video e una donna, tra l'altro penso sulla quarantina, mi ha scritto sotto tra i commenti questa frase che per me è stata veramente una pugnalata al cuore. Beh, io ormai il mio treno l'ho perso. Ma hai una vita davanti, che treno hai perso? Hai perso semplicemente un treno che non era il tuo, evidentemente, altrimenti sarebbe rimasta quella persona nella tua vita. Però ecco, c'è molta difficoltà a immaginare un nuovo futuro, perché effettivamente buttarsi in qualcosa di nuovo spaventa. È meglio a volte lamentarsi, almeno si trovano delle scuse ragionevolmente accettabili per giustificare la propria infelicità, ma in realtà siamo noi che scriviamo il nostro destino attraverso le nostre scelte ogni giorno. Ecco perché è importante, appunto, avere innanzitutto sempre speranza verso il futuro, perché appunto la vita è un percorso che va sempre verso il meglio, sì, se noi vogliamo credere in questo, ma anche poi andare a trovare delle persone che sono più affini a noi per una questione di valori e di interessi, esattamente come hai detto tu. Certo, ma secondo te è più difficile trovare un amore dopo i 60 anni? Su cosa ci si deve basare? Allora, sicuramente valori e interessi sono alla base di qualsiasi relazione che ha un potenziale, ma a prescindere questo dall'età, dovrebbe essere un metro di giudizio che anche i più giovani dovrebbero utilizzare. Certo. Ma secondo me la grande differenza degli amori un po' più maturi è l'intelligenza e l'autoironia.
Ad esempio, io frequento questa palestra e in particolar modo frequento un corso di ginnastica posturale. Okay. Ecco, uno di quei corsi dove l'età media è molto alta. Okay. Però posso garantirti che trovo delle donne in gambissima. C'è questa donna che ha superato i 70 che viene tutti i martedì e tutti i giovedì con il marito a fare ginnastica posturale. Lei sta in prima fila, lui in ultima fila. Lei è la prima della classe, precisa, a modo, fantastica. E loro hanno trovato per rianimare il loro amore un interesse in comune di fare le cose insieme. E soprattutto qualcosa che fa bene a entrambi e che le mantiene ancora più giovani. Lo stesso un'altra donna che ha superato i 70 anche lei va con il marito tutti i weekend a far trekking in montagna. E sai che cosa mi ha detto? Cosa? Io non vedo l'ora di andare a fare appunto queste passeggiate con mio marito perché mio marito è simpatico. Che bello, che bello. Insomma, alla base deve esserci la condivisione, non soltanto nelle cose importanti, ma anche nel tempo libero. Ma come si gestisce in quei casi il passato di entrambi, insomma, il passato sia di lei che di lui? Perché il passato non è altro. 60 anni uno un passato ce l'avrà. È anche giusto che sia così, però il passato, a prescindere, ecco, dai 60 anni o dai 30, anche in questo caso, non è altro che un insieme di esperienze che ti hanno reso la persona che sei oggi. Quindi semplicemente sono un percorso funzionale a farti diventare quello che sei. Cioè, tu, se apprezzi la persona che sono oggi, significa che apprezzi anche tutto quello che ho vissuto. È normale che lo devi accogliere senza essere invidioso. Perché? Perché il passato è passato. Sì. E appunto, se ti piace quello che vedi, è grazie a quel passato. È vero, ognuno di noi è il risultato del proprio passato. Questa è una cosa che dico sempre e che ho detto sempre. Allora, ma tu sei molto saggia, Mary, sì, questo lo sappiamo. Sì. Però non serve la saggezza, no? Non sempre paga. Senti, no, invece c'è un aspetto che, insomma, vorrei affrontare con te, la sensualità, il lato sessuale e anche l'eventuale seduzione. Che ruolo giocano quando appunto ci troviamo al cospetto di un amore maturo, quindi over 60? Beh, la seduzione e comunque la vita anche dentro la camera da letto sono qualcosa che non si può ignorare, ma non significa che l'età le precluda, magari semplicemente fa vivere la sessualità in modo diverso, più magari meno alla ricerca dell'emozione del momento, insomma del piacere, quello che è proprio lì del momento, ma c'è più una questione di andare ad amare tutto il contorno. Ok, insomma deve essere un completamento. Assolutamente. Adesso mi viene in mente la stupenda Aldita Von Teese, che ormai anche lei penso abbia superato la cinquantina. Meravigliosa. Un fisico pazzesco, sensualissima e tutto quello che fa lei, cioè tutti i suoi spettacoli di burlesque, sono delle cose che poi nelle pratiche dei fatti possiamo anche noi replicare a casa. Ovviamente non la coppa di champagne, perché penso che nessuno abbia una mini coppa di champagne nel salotto, ma diciamo che sono dei piccoli stratagemmi che non hanno età, perché si tratta ad esempio di spogliarelli, ma che non hanno niente di volgare, ma solo che fanno lavorare la fantasia. Guarda, dell'altro. Mi ricorda tanto la scena di quel film in cui Sofia Loren, davanti ad un Marcello Mastroianni così rapito dalla sua bellezza sul letto, sfila i collant in una maniera straordinaria, sensuale, tant'è che quella è rimasta una delle scene più iconiche del cinema italiano. Un flash al volo, abbiamo pochissimi secondi, un consiglio, una tecnica che senti di consigliare a tante nostre amiche over 60 che sono all'ascolto, che appunto hanno voglia di conquistare un nuovo partner, una persona che hanno incontrato, oppure sono nel bel mezzo di una relazione e vogliono, insomma, tenerla viva in qualche modo. Ma il consiglio che mi sento di dare
innanzitutto a tutte le single che vogliono rimettersi sul mercato è quello di parlare con 3 persone nuove almeno ogni giorno. Ma io quando intendo di parlare con persone nuove intendo proprio instaurare delle conversazioni dove c'è un livello di intimità tale da chiedere all'altro il nome. Ecco, sì. 3 conversazioni così al giorno, ma non è importante con chi, anche con la cassiera al supermercato, ma serve innanzitutto per aumentare la propria autostima, per farsi vedere confident e soprattutto per aprirsi al nuovo. Poi sarà l'universo a mandarci la persona giusta. Noi facciamo intanto questo piccolo passettino di parlare con 3 persone nuove al giorno. Bene, ok, allora facciamo tesoro dei tuoi consigli, Charlotte. Grazie di cuore per essere stata con me anche oggi, ti aspetto nelle prossime settimane, eh? Assolutamente, Mary. E appunto io sarò al mare perché partirò per Dubai settimana ma prossima. Ma dai, veramente? Ecco, e allora quando torni mi devi fare un po' il riassunto e raccontarmi se mai avessi incontrato qualcuno di interessante, eh? Casting sempre aperti. Grazie Charlotte Soul, ciao tesoro, un abbraccio forte, a prestissimo. Ciao, e ciao, buone Mary, vacanze. Ciao a tutti. Ciao, grazie, grazie. Allora, bene, dopo questa pagina sempre molto carina, adesso c'è la pubblicità, ci fermiamo per una brevissima pausa, appena torniamo parliamo di salute, parliamo di una patologia, l'ernia inguinale, che insomma richiede anche tanta attenzione, quindi vediamo tutto tra poco, restate con noi, non andate via.